apre la nostra classifica delle supercar questa, la Huracan Evo, è giunta al restyling di metà carriera e guadagna addirittura 30 cavalli rispetto ai 610 del precedente motore V10. Vediamo che ci sono dei piccoli aggiornamenti estetici per quanto riguarda la linea. Qua il profilo dell'alettone posteriore è più pronunciato e anche il disegno dei fari posteriori è stato raffinato. Interessante anche la soluzione degli scarichi posti qui diciamo dentro il paraurti posteriore. Vediamo anche gli interni che sono stati totalmente aggiornati, c'è un nuovo sistema multimediale posto qui al centro della plancia che è da 8,4 pollici e ovviamente c'è anche la strumentazione digitale. Molto bello poi questo abbinamento del verde con il carbonio del guscio dei sedili. Ve la faccio vedere anche davanti, anche qui troviamo uno splitter anteriore più pronunciato. Altra novità poi riguarda la meccanica con le ruote posteriori sterzanti. Per la prima volta arrivano sulla piccola di casa Lamborghini. Quella che vedete qui alle mie spalle è la nuovissima Ginetta. Andiamola a vedere subito nel dettaglio. Si tratta di una vettura completamente rinnovata, realizzata in fibra di carbonio così come la carrozzeria. Lo vediamo anche qua nei dettagli dei fari e dello splitter anteriore. Il nome è un pochino particolare per noi italiani, si chiama Acula. Guardate che bella la linea e qua anche l'alettone che richiama le ultime evoluzioni delle vetture GT3, insomma le vetture da gara. Ecco qua anche il logo posteriore, motore da 6 litri. Si tratta di un'unità in grado di sviluppare 600 cavalli con un peso minimo di 1100 kg. Velocità massima è 200 miglia orarie, ovvero 320 km orari. Ha un differenziale Torsen a slittamento limitato, ovviamente come sapete, e poi c'è il cambio transaxle a 6 rapporti. Vediamo anche se si riesce a vedere un pochino l'interno, ovviamente la guida è a destra, vediamo lì un display digitale per il cruscotto e poi anche un sistema infotainment con display anch'esso digitale. Una vettura veramente interessante, era un po' che Ginetta non tirava fuori una novità. Quando si parla di supercar non si può certo saltare la Ferrari. Ecco, questa è la erede della 488, si chiama F8 Tributo. Il tributo sta per il suo motore, infatti monta lo stesso 3.9 V8 montato sulla 488, ma è stato addirittura potenziato di 50 cavalli. Arriva infatti a 720 cavalli erogati a ben 8.000 giri, mentre la coppia sale di un 10 Nm arrivando a 770. Così quindi questa diventa la Ferrari V8 più potente mai realizzata. È un altro omaggio al V8, sta proprio qui dietro nel plexiglass che copre il motore. Alcuni di voi avranno riconosciuto quelle feritoie che ricordano proprio la Ferrari F40 degli anni 80. Il posteriore invece è ispirato invece alla 812 con questi fari circolari. Lungo la fiancata invece possiamo notare le stesse prese d'aria per quanto riguarda il motore, infatti la vettura è strettamente imparentata con la precedente 488. La aerodinamica poi è ancora più sofisticata, soprattutto nell'anteriore dove abbiamo una nuova presa d'aria definita S-Duct che va addirittura a incrementare il carico aerodinamico del 15% sull'anteriore. Le prestazioni sono al vertice della categoria perché abbiamo uno 0-100 in 2,8 secondi e uno 0-200 in 7,8, velocità massima 340 km orari. Inoltre si è anche risparmiato sul peso perché adesso la vettura pesa 1330 kg, ovvero 40 in meno rispetto alla precedente 488.
si chiama Pininfarina Battista. È una hypercar totalmente elettrica e vanta una potenza davvero incredibile. 1900 cavalli e 2300 Nm di coppia. Motori elettrici sono 4 e sono stati realizzati dall'azienda Rimac, la famosa azienda croata che ha creato anche lei delle sue vetture elettriche. Questo le consente di arrivare da 0 a 300 in soli 12 secondi. La linea, vediamo, è inconfondibilmente Pininfarina, si conosce a prima vista. Verrà realizzata in soli 150 esemplari e la capacità della batteria è di 120 kWh. E c'è anche un sistema di raffreddamento a liquido. La batteria posta è sotto il pianale e ha una forma a T per migliorare il bilanciamento dei pesi. Il prezzo 2 milioni di euro. Eccola la nuova regina delle hypercar, è la Koenigsegg Jesko, in omaggio al padre del fondatore, ovvero Christian von Koenigsegg, il padre che ha, diciamo, sostenuto il figlio circa 20 anni fa quando ha iniziato la propria attività nel mondo delle auto. Vediamo subito l'anteriore, dove vediamo l'aerodinamica davvero raffinata con questo enorme splitter in carbonio e le alette laterali che aiutano a migliorare i flussi aerodinamici lungo la fiancata della vettura. La potenza è veramente impressionante, stiamo a 1279 cavalli con benzina a 95 ottani che arrivano fino a 1600 con l'etanolo, ovvero le 85. Il cambio è un 9 rapporti con multifruzione, funziona praticamente come le marce della bicicletta, sono due marce in avanti e 7 indietro, così da avere 21 possibili combinazioni, come abbiamo visto anche su altre supercar. Questa vettura, pensate, è in grado di superare le 300 miglia orarie, ovvero 480 km/h. Koenigsegg sta cercando di sviluppare un pneumatico in collaborazione con la Michelin, come vediamo qui appunto sulla ruota, in grado di reggere appunto questa velocità veramente spaventosa. La deportanza che è in grado di generare a 250 km/h è pari a 800 kg, ma il massimo può arrivare fino a 1400 kg. Pesa, diciamo, non tantissimo perché siamo sui 1400 kg. Una vettura veramente impressionante. Guardate anche qua il dettaglio della sospensione triplex, un'ulteriore evoluzione di quella vista sulla Reghera. E poi voglio parlarvi ancora del motore, perché si tratta del 5000 V8 utilizzato in precedenza, ma veramente ipervitaminizzato. E concludo con un dettaglio sui cerchi, perché nella versione da 20 pollici sfiorano i 5 kg, perché come vedete sono realizzati completamente in carbonio. Una vettura veramente impressionante questa nuovissima hypercar, la Koenigsegg Jesko.